Ecco il re di Israele, che porterà la giustizia in questo mondo. Non ero sicura di quello che avrei trovato. E arrivando qui, in una stalla, ho creduto che i miei fratelli sbagliassero. Ma adesso intuisco il disegno divino. Non poteva essere diverso. Non nella gloria, ma nell'umiltà. Accetta questi nostri doni in segno di omaggio. Incenso, che profuma la dimora dei potenti. Oro, il metallo dei re. Mirra, la più preziosa erba d'Oriente e la più amara. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il popolo stava a vedere. I capi invece schernivano Gesù dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso.